Allora, pronto fiorellini, io sono qui Narella e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi siamo tornati con i pacchettoni di Shein. Questo pacchettone pesa tantissimo. Sembra ci sia anche una scatola di scarpe, ma io scatole di scarpe non ne ho prese. Cioè, scarpe non ne ho prese. Vedremo un po' che cosa c'è. Speravo in uno scatolone, come l'ultima volta. E invece mi hanno fatto sto pacchetto tutto stretto. L'unica volta che ho il coltello subito a portata di mano, riesco ad aprire la busta senza difficoltà. Ecco qua, già iniziamo con tutti gli oggettini. Allora, il primo oggetto, cioè la prima cosa è questa coperta, questo che praticamente andrebbe con una magliettina, non con una felpa, già felpa, perché sennò è enorme, cioè, capite? Quindi adesso cerco una magliettina piccolina per provare questo. Allora, questa è una L e non mi piace, non mi piace per niente. Sembra, avete presente quei cappotti di quelle che devono fare le ricche, che con i capelli tutti leccati dalle mucche e hanno, che hanno tutta quella leccata, sembrano praticamente albine, che non hanno neanche un po' di trucco, anzi magari hanno le ciglia un po' più biancate o comunque sono tutte cadaveriche, e poi hanno questa cosa con queste cose che fanno a punta. No, mi piace, cioè a me non piace quei giubbotti, cappotti orribili, non mi piace, e penso di averlo pagato anche tantissimo questo, quindi non mi piace proprio. Orribile. Cioè, si sa che io sono una ricca, straricca, miliardaria, milionaria, ma non devo farlo vedere con questi cosi che escono dalle spalle. Non mi piace per niente, no. No. Neanche le maniche, cioè, fanno finta di essere un po' alternative, ma sono soltanto bruttine. Da borracce, non mi piace. No. Cioè, non so se poi lavandola, non so neanche come definirla questa cosa, si aggiusti, ma no. Allora, questa mi piace tantissimo, è strana, cioè, allora, è così, non ha senso, perché vi giuro che non ha senso, è tutta storta, ma mi piace proprio tanto, ma non capisco quel ricciolino che cos'è, vabbè, ma mi piace proprio tanto tanto, solo che non mi piace per il mio fisico, perché io tendo a prendere queste qui che mi coprano i fianchi qui, e questa invece è tutt'altro, tutto il contrario, però mi piace molto sopra, cioè piacermi mi piace proprio tanto, solo che non lo so. Cioè, non so se... A parte, vabbè, il militare con il viola, qua, cioè, ci sarebbe un'altra cosa, però... non saprei con cosa abbinarla, perché non mi vesto con queste cose corte. Io tendo a coprire questa parte, quindi, cioè, deve essere molto più lunga. Però mi piace tanto com'è. Boh. Nell'altro video vi avevo fatto vedere due gonne che erano troppo strette. Siccome mi piacevano, le ho mandate a prendere di nuovo con una taglia in più. E questa è quella che c'è questa cosa qui e poi fa questa cosa V, carinissima. E in questo momento ho capito come abbinare questo con le gonne. Ci sta perfetto. Cioè, adesso non col coso militare, che poi nell'altro, in un mini video avevo fatto vedere che mi era arrivata un'altra magliettina così nera, tutta nera. E così ci sarebbe perfetto, questa nera, la gonnellina nera, questo ci sarebbe proprio carino. Adesso, questo outfit mi piace. Questa qui è una L. A me le cose invernali piacciono super extra large, non sottili, piccole e... Cioè, cosa sarebbe stato così? Orribile, larghe. Questi sono dei pantaloncini troppo stretti per me. Non lo so, non mi piacciono. Questi sono una S, però... A me non piacciono così stretti, cioè mi sembro un po' fantozzi, cioè fanno una cosa bruttissima. E qua c'è quello della NASA, però è molto taccato. Io di solito i pantaloncini, anche quelli li prendo abbastanza larghi,
che poi mi ci faccio tutta la cosa perché mi stanno larghissimi, però questi proprio non mi piacciono, non lo so, cioè li userei per dormire. Ah, che tra l'altro erano in super sconto per il fatto che ce n'era uno di pantaloncino, poi erano finite le scorte, non c'era più nessun pantaloncino, poi è tornato e mi sono presa l'unico che era rimasto, quindi l'ho fatto finire io le scorte poi, però non piace, non lo so. Questo io vi giuro che non ho idea di che cosa sia, se è un accappatoio, un coso per stare a casa o per uscire, vi giuro che non me lo ricordo proprio, cioè però è carino anche così. A me sembra di essere un po' come loro, giappocinese. È molto carino, molto molto carino, ma non so sinceramente a che cosa serva. Non mi ricordo se era per stare a casa o per uscire. Beh, flower. Se è per uscirci è un po' imbarazzante. Se è per starci a casa è un po' troppo carino. Mamma mia, dai! Dio, casco. Però è molto carino. Mi sa che questo è per starci a casa, cioè non puoi uscire con una cosa che si allaccia, vero? Non è scritto nel manuale della moda dei ricchi come me, dei mega milionardari, merdanari. Vabbè, non lo so, fiorellini, ditemi voi se ci uscireste oppure no. Ah, questa è una M. Questo è proprio un tappeto che si apre così e si mette. È proprio così, un tappetino. È molto carino, ma non so se è anche esagerato. Non so. Perché, allora, se facesse caldo ci uscirei anche con una coperta del genere. Solo che sembra un po' che entri l'aria da tutte le parti, poi magari vabbè non esci con la maglia maniche corte e quindi ti riscalda anche. Io adesso sono a casa e non riesco a percepire il freddo che potrebbe fare fuori, però a me non piacciono le cose collate, quindi togliti subito. Però sembra un po' Harry Potter, eh? Me ne vado. Mi avete vista che ero lì? Spero di no. Vabbè, comunque magari così è meglio. Cioè, però devi andare in giro tutto il giorno così. O così. O così. Non so, perché io comunque quando fa freddo vado in giro in varie modalità, tipo tutto così. Però anche abbastanza non coperta, perché non mi piace tanto coprirmi con le sciarpette. Però, madonna, sono una befana. Oddio, quando i bambini andavano dalla zia tutti coperti. Copriti però, sì mamma. Oddio. È orribile. Però comunque ha molti, molti sversamenti, cioè è multitasking. E puoi prendere anche il volo così. Mi piace, fiorellini? Io non lo so. Non lo so. Basta. Viene troppo multitasking questa cosa. Ora che la stavo raccogliendo e poi adesso dovrò rifarlo di nuovo, mi sono accorta che è proprio è proprio una coperta. Quindi metti caso che all'ultimo secondo ti ritrovi un po' a barboneggiare così, track, la usi anche come coperta. Mo, fiorellini, è proprio un sacco multitasking. Così, una coperta. Oppure, oddio, cos'è? Senti tu? Dall'altra parte te la metti così. Aspetta. Proprio così. E respiri anche. Fiorellini, arriva fino in fondo, cioè vi rendete conto? Ne vale la pena. Ne vale la pena proprio. Penso di aver fatto una cazzata. È enorme. È enorme, fiorellini, è super enorme. Cioè, potete capire
è grandissima. E io ho preso una L perché vi ho detto prima inverno, cose larghe. Questa è molto larga, cioè mi sta... E rieccoci con una delle due uniche cose che penso di tenere. Andiamo avanti con gli oggettini. Tutto il resto del pacco è oggettini. Tutto, tutto, tutto. Quindi andiamo. Oh no, questo non è un oggettino. Faceva parte dei vestiti. Oh mio Dio, tutta la plastica è rimasta attaccata allo scotch. E come me lo metto così? Sì. O al contrario. Bellissima! Questo è un coprispallette. Dovrebbe essere per andare tipo in chiesa. Mi si è appena distrutto il coprispalle. Non ho fatto niente, ve lo giuro. Ho solo fatto tract e si è fatto. Cioè, me l'ho fatto piano, nel senso ho fatto tract e si è rotto. Tutte le cose distrutte, fiorellini, distrutte. Questa è per la macchina. E io in questo momento non ho la macchina. Cioè, è da un paio di video che vi sto dicendo che non ho la macchina, non ho la macchina, non ho la macchina. L'altro video fa ve l'ho detto. Cioè, il mio ragazzo ha distrutto la macchina e quindi sta usando la mia. E la tiene tutto il giorno. Oh, un simpatico aggeggino che dovremo vedere dopo di sotto. La cosa per la macchina. Questi sono i piercing. Sono i piercing di plastica per l'ombelico. Oh, è una cannuccia. Quella per cui l'altra volta ho fatto sbirbizze. Allora, sinceramente è troppo grande sta cannuccia. Vabbè. Questo è un rossetto. Non posso togliere il mio. Anche qua ci sono altri rossetti. Questo è un eyeliner che praticamente ha una parte tagliuzzata, non mi ricordo. Ah, questo praticamente è un jack che proveremo adesso a vedere se va. Allora, io l'ho preso con poche speranze perché ovviamente su Shane, che vuoi dirgli? Allora, sentire si sente, solo che non capisco se si senta da questo o normale, cioè mi sa che non va perché non si sente come microfono. No, non va. Continuerò a fare il video con il microfonino? Sì, continuerò. Questo lo volevo provare, basta. Perché non mi fido sinceramente di lui. Però lo volevo provare. A parte il fatto, cosa mi serve tutta questa cosa vuota? Un coso per togliere l'olio. Ah, dovevo fare metà. Per togliere l'olio dalla pelle. Però qua funziona. Non so se l'avete visto prima che era senza... Ecco, era normale. E adesso è pieno di olio. Prendi un tovagliolino, ti pulisci, no? Non lo so. A dir la verità funziona, solo che sinceramente non... Questo praticamente è... un fatto apposta... per le sopracciglia. È marrone. Per le sopracciglia. Voi dite, tu hai più sopracciglia che capelli, perché hai preso un coso per le sopracciglia? Per farmici le lentiggini. Io volevo farmi le lentiggini e quindi ho deciso di prendere qualcosa di marrone per farmi le lentiggini finte. Oh, questa è carina. Per vostra informazione, ho appena parlato con Marta e mi ha detto che andiamo a recuperare la mia macchina. Questo l'avevo usato nell'altro video, ho fatto vedere che cos'è. Ma che carina. È un po' che va in giù. Ma quanto è morbida, voi non potete immaginare. Cioè sembra una spugnetta. Sono... Vi rendete conto? Sembra proprio una spugna invece. È bellissima. Vabbè, io questa l'ho presa principalmente per questo qua che vi avevo fatto vedere nell'altro video.
Sì, fiorellino, io devo avere questa tale distanza per vedere. Spugnettina. È proprio morbida, ve lo giuro. Dite che funziona? No, peggio che metterlo con le mani. È orribile. Però è carina la... Ditemi se fa l'effetto desiderato, perché comunque... Non lo so. Ok, ora che sembro una morta, qua ci abbiamo le tre tonalità. Comunque proviamo la Perfect 10. Il packaging, fiorellini, il packaging. Ah, dovrebbe essere uno di quei rossetti un po' matti pazzarelli. Ok, l'ho messo veramente malissimo, perché dobbiamo andare a recuperare la macchina e devo far veloce. L'ho messo proprio male. Allora, sentirlo è proprio morbido, è bellissimo, vellutato, non lo so. Questo è molto più scuro. Questo invece è molto chiaro. Chiaro. Questo è praticamente da morta. Questa è un packaging. Comunque hanno dei packaging veramente... Allora, quelli erano matte. Dunque, nelle cose di Shane, nelle pubblicità di Shane, facevano vedere che praticamente le ragazze prendevano un pezzo di plastica, davano il bacio a questo pezzo di plastica dove si vedeva dietro e non rimaneva, cioè rimaneva soltanto un po' oleato. Se ne va tutto l'unto. Io non mi fidavo. Di nuovo sempre nel mio bagno, perché proviamo le lentiggini. Allora, questo è il packaging, bellissimo, super glamour, da miliardario milionario. E stavo proprio cercando quel pennellino per fare per pettinare le sopracciglia, perché avrei fatto le lentiggini con quello, cioè avrebbe avuto, ecco. Mentre lo stavo cercando per casa, ho aperto il packaging glamour e guardate come si presenta direttamente già con questo. Quindi sembra che abbia battuto la faccia sull'asfalto. No, fiorellini, orribile, niente, no. Niente. Bene, spero di aver avuto tutto. Invece questo, che me lo aspettavo molto più piccolo. Allora, questo invece si distrugge. Praticamente sta uscendo tutto, perché ovviamente questo è un coperchietto. Deve stare dritto. Avete visto come si è tutta grandissima diventata? E mi fa la vostra schiumetta. Schiumosa. Siamo nella mia macchina con Marta, che mi ha gentilmente accompagnato alla residenza. Ciao fiorellini. E come prima cosa ci proviamo questo, che è esattamente qualcosa che vi farà stare molto più comodi, spero. Questo è... Si staccava così. Si fa da... E beh. Bene. È una televisione. E poi non si vede niente quando guido, perché siete proprio lì davanti, fiorellini. Andiamo avanti. Qua cosa c'è? Un altro? Sì. Più di strass. Sei per ricchi. Fatte cotato tantissimo. Alla fine non è molto ergonomico. Oh, ma si apre anche da lì, te rendi conto? L'hai aperto anche quando ce l'hai provato? No, io l'ho provato soltanto, si è aperto. A posto, niente, fiorellini, non mi piace. Oddio, è caduto. Ok, cos'è caduto? Entra. Olè. Ed è molto tanto mascolina la mia macchina. No!
brutto. Proprio brutto. Cioè, la mia macchina non è fatta per ste, per ste, ste cianfrullerie, capito? E dopo, adesso lo alzo così vedete. Si vede proprio perfettamente, no. Molto di più. Non più che altro se sbatte il sole. Il sole a fare il florino ti va negli occhi. E non è quello il problema. Abbagliata ma strafigata. Se ci fosse stato sole sarebbe stato molto meglio. Comunque così tutto il manubrio, tutto strettino, un po' così. Questo praticamente serve per pulire qua, perché io c'ho qui dentro sporco. Fiorellini, mi scuso per le condizioni in cui il mio ragazzo tiene la mia macchina piena di polvere, piena le foglie. Io l'avevo tutta pulita, lucidata a pennello, perché io la mia macchina la faccio che ci si può anche mangiare sopra, e lui me l'ha tutta sporcata. No. Ok, poi la seconda cosa è questo jack che vi avevo detto prima. La seconda cosa, dopo tutte queste 20 cose. Cioè, questo giacchino che praticamente è per attaccare l'iPhone. Adesso lo proviamo. Scusarmi per la merda che c'è nella mia macchina, io vi giuro, Fiorellini. I maschi, voi maschi veramente, cioè non sapete tenere conto di niente, neanche delle macchine. C'è qualche segnale? Partirà uno dei podcast che mi ascoltavo. Eh? Vabbè, dai, vai, va. Forse perché è un video. No, vabbè, ma non c'entra niente, dovrebbe andare lo stesso. Comunque l'ho messa storta. Capite? Abbiamo appurato che l'aux non va. Poi c'è anche questo, che è praticamente un appiccichino da mettere alla macchina. E niente, Fiorellini, abbiamo deciso che l'attacchiamo qui dietro, così. E ho provato a pulire la parte, solo che viene comunque una schifezza. Quindi ho deciso che laverò la macchina e poi ce l'attaccherò. Non so se la laverò nel tempo che potrete vederlo dopo finito, oppure lo vedete così. Ma l'ho seccato. Questo è l'effetto finale. Niente, Fiorellini, anche per oggi il video è finito. Ci vediamo in un prossimo video dove aprirò un altro pacco probabilmente, oppure farò qualche ricetta con Marta. E niente, al prossimo video, Fiorellini. Ciao ciao! Ciao Fiorellini! Sì, ho le chiavi di scorta perché lui ha le chiavi originali, ovviamente.